Arid. Questa è una serata molto, molto speciale, è la nostra decima edizione e la prima edizione dopo la pandemia. E quindi insomma, è una serata per noi molto importante. La pandemia, come sapete, ha lasciato un segno in ciascuno di noi e diciamo che sono state molto molto penalizzate coloro i quali hanno lavorato nel terzo settore e quindi hanno dovuto rinunciare purtroppo alle raccolte fondi più importanti in un momento in cui le malattie non si sono fermate, ma anzi hanno continuato per la loro strada. E per questo motivo volevo fare questa sera un appello alla vostra concretezza. È una serata spensierata, noi festeggiamo, però una cosa importante è non dimenticare il motivo per il quale noi siamo qui, e cioè dare aiuto concreto alle persone malate di tumori del sangue che hanno bisogno ovviamente di tutti noi. Tutte le vostre donazioni verranno interamente devolute ad Arid Milano, che darà aiuto non solo ai malati ma anche alle loro famiglie, mettendo a disposizione gratuita ovviamente una serie di servizi. Adesso ve leggo. Dall'accoglienza gratuita nelle case Arid all'accompagnamento alle terapie e al sostegno psicologico. Questa appunto è la decima edizione, come dicevo, e nelle 9 edizioni precedenti abbiamo raccolto 1.300.000 euro di risorse, con le quali negli anni sono state acquistate alcune delle case AIL, ristrutturato il reparto degenze per pazienti ematologici del Policlinico di Milano, garantita la gratuità di tanti servizi che in Milano mette sempre a disposizione dei pazienti e delle loro famiglie. 550 artisti hanno partecipato alle nostre 10 edizioni e altrettanti personaggi ci hanno dato una mano. Questa edizione è dedicata a Milano. Prima di chiudere volevo ringraziare Christie's per l'ospitalità, sono sempre così carini e gentili con noi, tutti i ragazzi dello staff che ci hanno aiutato a montare la mostra, poi che la sfrutteranno e che ci hanno aiutato questa sera a mettere in piedi questa sala stupenda, per cui vi ringrazio veramente di cuore, siete stati davvero preziosi. E ora è il momento di presentarvi una donna meravigliosa, una grande milanese, Leila Costa. Salgo subito sulla pedale, sono solo 5 cm, ma a me mi servono, non essendo esattamente una cifra molto alta. Sono molto contenta, molto onorata di essere qui. Credo che il lavoro che fai, come succede molto spesso nel mondo del terzo settore, della solidarietà, della capacità di lavorare quotidianamente senza mai prendersi da ribalta, credo che sia un lavoro straordinario. Il mio mestiere è quello di appunto avere a che fare con le parole, e penso a come le parole che AIL riesce a evocare, che sono sostanzialmente sangue, che è quello delle cui malattie si occupa, e la mano, che è diventata il simbolo, il segno, il riconoscimento, la firma in qualche modo delle compagnie di AIL. Penso a quante frasi, a quante ci troviamo a ripetere probabilmente senza pensarci, no? Che contengono la parola sangue, dal primo sangue all'ultimo sangue, a farsi cattivo sangue, dal buon sangue non mente, che poi mi viene a dire buon sangue secondo quali criteri, poi c'è il cattivo sangue, dice le bugie. Il sangue è qualcosa che diamo talmente per scontato che forse, non lo so, ci stupisce, ci sentiamo più traditi quando è il nostro stesso sangue, no? A tradirci. Un po' di anni fa ho conosciuto un giovane senatore sardo, molto bravo, un malato di talassemia, di anemia mediterranea. E quando, superato l'imbarazzo della prima conoscenza, gli ho detto: ma tu, che ovviamente diventi di trasfusione, ed è appartiene alla prima generazione di quelli che arrivano all'età adulta, fino a molti anni fa, che soffriva di questa malattia, non superava la pubertà o poco più. E dico: tu di che cosa hai paura, veramente? Lui mi ha risposto: della guerra. Che è una cosa che mi ha colpito, perché io non ci avevo mai pensato che per chi vive di trasfusioni, di sangue altrui, di buon sangue, il
per il lume che questo sangue deve servire per altro. E poi penso che questa cosa del dare una mano sia davvero molto bella, molto, molto significativa. Mi piace molto per questa edizione che sia dedicata a Milano. Milano è una città che è capace di tendere la mano, infatti nel catalogo ci sono molte frasi, ne leggerò qualcuno in questo senso, ma mi è venuto in mente un bellissimo verso di Elizabeth Barrett Browning che dice: eppure non più di quanto dicono semplici amici ti dirò, o forse soltanto un po' di più, ti terrò la mano come chiunque altro potrebbe. Ecco, io credo che anche per tenere la mano qualcuno, soprattutto qualcuno che vive un momento di difficoltà, bisogna essere preparati, bisogna saperlo fare oltre che volerlo fare. E credo che poter contare su un'associazione come AIL che impara esattamente come e quando dare una mano, offrire un sostegno, un appoggio, credo che sia una grande fortuna, che sia in qualche modo un patrimonio di tutti. E quindi sono davvero molto felice e onorata di essere qui questa sera e passo a presentare qualcuno che ne sa molto più di me, ma molto più, credo, praticamente tutti noi, soprattutto rispetto a questo tema, che è il professor Paolo Corradini, direttore di ematologia dell'Istituto Nazionale dei Tumori, nonché presidente della Società Italiana di Ematologia. Io non, eccolo qua, non lo conoscevo. Vabbè, è sempre difficile non poter dire qualche cosa nella raccolta fondi che non appare scontato, per cui avevo pensato, sapendo di questo evento così importante, perché arriviamo da 3 anni di pandemia che hanno sospeso un po' la vita di tutti noi, abbiamo vissuto in una bolla, senza volto, perché mascherati per noi, e poi soprattutto tutti lontani. E è una testimonianza bellissima di una paziente che ha usufruito di una casa AIL per fare un trattamento che è una terapia genica di cancro che in quel periodo, 3 anni saranno il 5 di agosto prossimo, era disponibile solo in Lombardia. E poi era molto lunga, allora ho deciso di non leggerla, anche se è una cosa che avrebbe colpito molto, ma di raccontare attraverso questa testimonianza l'importanza di quello che fai. Molti hanno detto tutte le cose che fanno, aiuta i giovani, noi abbiamo mandato dei medici a studiare all'estero, progetti di ricerca, però poi c'è questo tema, no? Un po' di quest'anno, Milano che accoglie, e non è solo Milano che accoglie, qui è i milanesi che donano perché AIL possa accogliere. Che è un po' diverso dalla città che accoglie, perché noi non abbiamo strutture del comune, noi abbiamo tutto quello che è fatto solo grazie alle donazioni e a Mariano Ricciardi. E la presenza delle case non è solo bella perché quando sei solo, perché sei malato, ovviamente avere la famiglia vicino, quelli che vengono chiamati caregiver, sono essenziali per le cure oltre che per il morale, perché quando stai male se uno non ti porta in ospedale non puoi andare, ho la febbre, devo venire in ospedale, se tu arrivi da Messina e sei qui da solo come fai? Non puoi andare. Quindi non c'è solo questo aspetto, c'è anche un altro aspetto molto più importante, che in alcuni momenti della vita della nostra nazione ci sono state delle terapie che sono state molto più disponibili in regioni come la Lombardia e quindi in particolare a Milano, mentre nel resto del paese non c'erano. E allora la presenza di queste case, come pure le terapie per alcuni dei profughi ucraini che abbiamo accolto, visto che è stata citata la paura della guerra, del paziente dall'assedio, sono avvenuti esclusivamente grazie alle case dell'AIL. Ora, le case dell'AIL per quelle persone, come per l'esperienza della nostra paziente, hanno fatto la differenza tra esserci e non esserci più, perché la terapia che è venuta lei a fare, una terapia nuova che c'era solo qua, consente di guarire il 40% di pazienti che hanno come destinazione l'hospice. Quindi la presenza di queste case è veramente qualcosa di più, cioè non vorrei enfatizzarlo troppo, però per qualcuno può rappresentare la differenza tra un trattamento che ti consente di guarire non averlo. Questo, che chiudo per non rubare troppo tempo, diciamo, la cosa importante della serata, che è l'ASTRA.
Questo deve smitizzare una stupidaggine, che come quasi tutto quello che arriva dalla politica ovviamente non è, diciamo, particolarmente sensato in questo paese, e che la mobilità sanitaria non deve esistere, è una specie di tabù. È una sciocchezza, perché in tutti i paesi ben organizzati la mobilità sanitaria esiste, perché non tutti sono in grado di far tutto. E la Lombardia ha un eccesso di offerta sanitaria di qualità, e secondo il nostro punto di vista è giusto che la metta a disposizione del paese, ma non esiste nessuna, diciamo, entità, struttura pubblica che consenta al cittadino di andarsi a curare gratuitamente con i suoi familiari. Ora, questo a Milano, come in tante sedi grosse dell'area nazionale, Bologna, Brescia, Roma e così via, è possibile. E quindi io credo che questa iniziativa, che è sostanzialmente legata alle nuove residenze di Libodrone, che consentiranno quindi di arrivare a 20 alloggi per poter raccogliere le persone, sia davvero un buon motivo per poter dire non solo che Milano la voglia, ma anche che i milanesi la vogliono. E lo dico essendo di Torino, e quindi parlando del mio accento che io. No, perché si dice, parafrasando una celebre frase americana, che puoi togliere un ragazzo da Torino, ma non puoi togliere Torino da un ragazzo, è impossibile, è proprio qualcosa che rimane dentro. Non solo per quello, ma anche.